dimensione antropologica per me è la dimensione della soggettività, che è fondamentale anche per analizzare appunto lo Stato, la sovranità, su chi si esercita la sovranità, come sono immaginati ma poi anche costruiti attraverso le leggi, attraverso il diritto, i sudditi prima, i cittadini dopo, su cui la sovranità dello Stato si esercita. La fine di un'epoca. E dopo che facciamo? Aspettiamo un nuovo picco del petrolio. Ma non ci sarà un nuovo picco del petrolio, ce n'è uno solo nella storia dell'uomo, con la U maiuscola. Nella storia di questo pianeta c'è solo un picco. Dopo questo picco dobbiamo chiederci come vivremo, come faremo andare la luce, come faremo andare le fabbriche, le automobili che resteranno, poche sicuramente. Chiaro, come ci vestiremo, come mangeremo. Ora, se questa fosse una questione che riguarda le generazioni fra mille anni, fra un miliardo di anni, va bene, se ne frega. La Terra dura in fondo 5 miliardi di anni. 5 sono quelli che abbiamo passato, altri 5 sono quelli che ci restano da vivere prima che il Sole sparisca, come già calcolato si sa. Chi se ne frega? No, tutto questo, cari amici, avverrà nel corso di queste generazioni. È chiaro che se non c'è meritocrazia, l'altra faccia della mancanza di meritocrazia è l'invidia sociale. Questo è un paese che è diventato socialmente sempre più invidioso. Ma perché è diventato più invidioso? Per un motivo quasi scientifico. Se non c'è meritocrazia nella nebbia, se non ci sono parametri di merito, uno che cosa usa come parametri? Usa intanto il criterio, dice, perché quello guadagna più di me, perché quello sta lì al posto mio, dice, ma quello che sta lì al posto tuo perché di cognome fa così. A proposito, naturalmente, se vedete i telegiornali di Sky, compresa Sky naturalmente, anche se è migliore degli altri, ma insomma, della Rai, di Mediaset, e vedete dei cognomi che vi sono noti, non vi preoccupate, non è un caso di omonimia, sono proprio figli, non c'è bisogno che voi vi sforziate troppo a pensare che cosa succede oggi con le tangenti. Le tangenti sono state sostituite da quei conflitti di interesse, da quell'80% che vi dicevo, per cui si fanno i favori, non c'è più bisogno di tangenti, fanno favori, e i favori non sono penalmente rilevanti, per cui il problema delle tangenti praticamente non si pone, cioè è tutto molto peggio, ma la luce del sole. Cioè, quella crisi che ha tanto colpito gli osservatori nei media del 2008 come una specie di finimondo, forse da un punto di vista più profondo si rivela in verità essere soltanto una tappa di un processo di crisi che in verità ha cominciato ben prima, almeno qualche decennio prima, e che d'altronde è un processo che è ancora lungi dall'essersi concluso. Dunque, in quella prospettiva della critica del valore, in verità la crisi del 2008, anche se è una conferma di quello che abbiamo sempre detto, in verità non ha neanche un'importanza così grande, è semplicemente un elemento particolarmente visibile da un processo che in verità cova sotto le cenere da molto più tempo, che, lo ripeto, è ancora lungi dall'essersi esaurito. L'economia è un pezzettino della realtà, è una parte del sistema sociale, ma ciò che è più importante, l'economia e il sistema sociale, il sistema economico con i suoi soggetti economici e il sistema sociale poggiano su una base fisica, che è l'ambiente, il quale fornisce a tutte le persone, a tutti i soggetti economici, alle imprese, all'industria, eccetera, eccetera, gli strumenti materiali per andare avanti, energia e materia fondamentalmente, e recepisce per legge fisica tutti i rifiuti che la società e il sistema economico producono in termini di emissioni, in termini di rifiuti, in termini di massa, di calore e quant'altro. La filosofia della banca del tempo si basa sostanzialmente su 3 principi fondamentali. La reciprocità generalizzata, si dà a qualcuno e si riceve da qualcun altro, sulla simmetria, che è riferita in particolare alla produzione delle informazioni, alla parità dei rapporti, al pareggio dei conti, e sullo scambio sociale, questa relazione tra l'io e l'alter che cercano di coniugare una solidarietà del noi, una comunicazione. Nel periodo talebano c'era la sicurezza,
mi ha raccontato Gino Strada, che ci ha vissuto, e poi anche sua figlia, che ci vive tuttora, che in quell'Afghanistan sì, poteva girare anche di notte ed è tutto tranquillo. Oggi il problema è la corruzione, questa vastissima corruzione. Non c'era corruzione, per la semplice ragione che i talebani, i corrotti corruttori, impiccavano lo stadio o gli tagliavano le mani, cosa che non si può fare in Italia perché ci sarà un parlamento di moncherini. Dopo l'11 settembre c'è stato un proliferare di guerre sul pianeta, non solo, l'avanzare della democrazia liberale si è interrotto, cioè oggi il mondo è molto meno democratico, insomma nel senso tradizionale che si dà del termine, rispetto a 10 anni fa. In questi momenti di crisi come gli anni 30 e 40 oppure oggi anni 00 e 10, geopolitica e ideologia diventano massimamente determinanti, soprattutto l'ideologia. E infatti, cioè, in una crisi, come dire, come questa, che è una crisi di regolazione, che è la crisi della regolazione neoliberista, che è la crisi dell'incapacità che ha avuto il neoliberismo in 20 anni di distribuire i frutti della crescita, in una crisi così, l'ideologia diventa importantissima perché si tratta di pensare al mondo nuovo. Il Gemisto Bettone è stato praticamente l'ispiratore del Rinascimento fiorentino, che è stata una grande epoca di rinascita dell'immaginazione. Noi parliamo di crescita. Si può solo parlare di crescita e gli economisti possono solo parlare di crescita, i governi possono solo parlare di crescita, e parlare di recessione ci si vergogna quasi, si parla di crescita negativa, come se recessione fosse un termine quasi da vergognarsi, quasi peggio della pedofilia. La crescita negativa corrisponde un po', se uno è vecchio dice sono un giovane negativo. Nel fenomeno della nascita che cosa accade? Accade che il sistema immunitario della madre, ha una strana reazione, perché mentre dovrebbe espellere il figlio, il feto e prima ancora lo sperma del padre perché ha un DNA diverso, in quel caso fornito di un'esemplarità simbolica assoluta, perché il momento originario della nostra vita, di ciascuno di noi, tutti noi l'abbiamo sperimentato senza saperlo quel momento, ed è in quel momento appunto il sistema immunitario della madre funziona nella protezione non dell'identico ma del diverso.